Eder. Mech. Pallister. Il 14 dicembre, quando il telefono di Sebastiano Visintin viene riacceso, alle 12:10, aggancia la stessa cella di quando era stato spento alle 9:12, ossia via del Molino a Vento 93. Tale cella è compatibile con l'egregio studio laboratorio di via Donadoni perché è una delle due celle che generalmente aggancia il cellulare di Sebastiano mentre egli è rota. In aggiunta a quella di via Matteotti 30. Da ciò si può presumere che il cellulare era collocato all'interno del laboratorio sia quando è stato spento che quando è stato riacceso. Rimane agganciato a questa cella per 20 minuti e 26 secondi. Alle 12:31 il cellulare aggancia la cella di via Armando Diaz 22 e vi rimane agganciato per 16 minuti e 1 secondo. Alle 12:47 il cellulare aggancia la cella di via San Primo e vi rimane agganciato per 16 minuti. Alle 13:03 il cellulare aggancia la cella di via Bonomea e anche in questo caso vi rimane agganciato per 16 minuti e 20 secondi. Alle 13:19 minuti invece il cellulare aggancia la cella di via Carlo De Marchesetti 21, cella che come abbiamo già detto è la cella che aggancia i loro telefoni quando sono in casa. Rimane agganciato a questa cella per 18 minuti e 42 secondi. Da sottolineare che, in questo lasso di tempo verrebbe girato il video GoPro numero 460 nel quale il Visintin, nelle vesti di una guida turistica, si riprende nel bosco. Video che inizia alle ore 13:21 e termina alle ore 13:27. Tale video lo collocherebbe nel sentiero per Cocconello, in direzione Cava Falcanoni. Dalle 13:38 il cellulare aggancia varie celle, quindi si presume sia in movimento, prima quella di Basovizza, poi quella di Padriciano per poi agganciare di nuovo la cella della propria abitazione alle ore 13:45. Quello che è evidente, analizzando questi tabulati, è che il telefono sembra non essere in costante movimento e, a tratti, sembra essere spento per poi essere riacceso da un'altra parte. Non si riscontra pertanto la conciliabilità con il percorso dichiarato e testimoniato dai vari video girati con la GoPro, in quanto l'aggancio delle celle non risulta essere un aggancio di un cellulare in continuo movimento, ma fatto in varie tappe con delle soste. Sebastiano a quarto grado ha negato l'utilizzo del cellulare di Liliana dicendo che ognuno aveva i suoi telefoni, però se noi andiamo a guardare le ricerche del Samsung di Liliana, quello che il 12 smetterà di fare ricerche internet, noteremo che non c'è di strano solo il tentativo di capire qualcosa di più in merito all'ultimo Gran Premio di Formula 1, ma su quel cellulare ci sono anche delle ricerche in merito alla GoPro svolte il 10 dicembre, poiché è improbabile pensare che Liliana cercasse informazioni sulla GoPro, potremmo pensare che Sebastiano stesse già organizzando il giro alibi perfetto del 14.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.